Trasferta di poco insidiosa per Montecatini, che domenica si presenterà al cospetto del Don Bosco Livorno, una squadra che è balzata in testa alla classifica, anche se Cecina ha una partita in meno, e che comunque ha come obiettivo principale la conquista di un posto playoff. E non potrebbe essere altrimenti, visto che insieme ad un nutrito numero di giovani interessanti, fra questi anche l'ex biancorosso della Rosa, ci sono due elementi a dir poco di categoria superiore, Sanguinetti e soprattutto Mario Gigena. Ed è proprio l'italo-argentino il mattatore di questo inizio di stagione, 27 punti per lui nell'ultima vittoriosa partita a Piacenza. Sul fronte rossoblu invece c'è da superare le scorie che riguardano la sconfitta patita al Palaterme contro Pavia, con Giarelli e compagni però usciti a testa alta dal confronto, e da risolvere alcuni problemi sulle condizioni fisiche di un paio di giocatori. Pagni, per esempio, sarà costretto ad un nuovo forfè per infortunio, un'assenza importante per coach Barzotti, che dovrà riadattare il gioco nell'area colorata, soprattutto in fase difensiva. In forze, ma dovrebbe farcela, Donati, che è acciaccato per un problema ad un polso e che si sta allenando a parte. Nonostante tutto, in casa termale c'è fiducia in questa trasferta.